Al viaggiatore che sale da Arezzo verso le foreste del Casentino e il Monte Falterona, lungo un'antica strada di collegamento con la Romagna, la massiccia costruzione del monastero di Camaldoli appare improvvisamente alla vista. Il monastero è però solo una parte dell'insediamento monastico e solo una tappa del viaggio. Continuando a salire verso i gioghi dell'Appennino tosco-romagnolo, a oltre 1000 metri di quota, dove l'aria si fa più frizzante, ecco una costruzione più austera che domina sulla vallata sottostante. È l'eremo, casa madre dei camaldolesi, sorgente di spiritualità, cui tende la vita di ogni monaco della congregazione. Ancora oggi, dopo un millennio, Camaldoli vive nell'adesione all'antica regola benedettina e all'esperienza monastica che ne deriva lungo i secoli, della solitudine, della comunione e dell'ospitalità. Tre figure aiutano a meglio comprenderla. Benedetto, padre del monachesimo occidentale, Romualdo, il fondatore della congregazione, eremita dell'anno 1000, i monaci che ancora oggi sfidano la modernità. La ricerca di spiritualità di Romualdo si esplicò attraverso un irrequieto peregrinare di luogo in luogo che apparentemente sembra negare il principio cardine dell'eremitismo monacale. Le sue tracce si spostano dalla nativa Ravenna alla Laguna Veneta fino ai Pirenei e poi di nuovo a Ravenna, dove venne nominato abate di Sant'Apollinare. Dopo 3 anni di permanenza nel monastero, preferì la vita eremitica sottoponendosi al magistero di un eremita particolare che si chiamava Marino nell'isola di Murano a Venezia. Dopo alcuni anni di questo esercizio di vita eremitica, insieme a Guarino, insieme ad alcuni discepoli che si era creato a Venezia, andarono in Catalogna nel monastero di Saint-Michel de Cuxa. Ritornato in Italia si dette a far costruire degli eremi e riformare dei monasteri, soprattutto qui nel centro Italia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche. Poi, negli ultimi anni di vita, nell'Appennino Umbro-Marchigiano, tra i monasteri di Sitria e Val di Castro, presso Fabriano, dove morì nel 1027. Il suo corpo restò tumulato nell'abbazia di San Salvatore per più di 4 secoli, in un sarcofago romano del III secolo d.C., usato come altare. Venne poi traslato nella cripta della chiesa di San Biagio e Romualdo, nel centro della cittadina marchigiana, dove ancora oggi riposa. Quando era da poco iniziato il secondo millennio, Romualdo scelse le remote foreste del Casentino, spinto dal desiderio di lasciare ai posteri un luogo dove poter vivere la sua eredità secondo una disciplina eremitica, ma soprattutto per consigliare il mondo a rivolgere lo sguardo verso beni che non conoscono la corruzione del tempo. Pensava in verità a una ripresa più intensa dello spirito monastico che 6 secoli prima di lui aveva trovato piena espressione nella vita e nella regola di San Benedetto.
Due sono le ipotesi sull'origine del nome Camaldoli: la bellezza del luogo scelto, chiamato in latino Campus Amabilis, oppure la più probabile Campus Maldoli, dal nome del proprietario del terreno donato per l'edificazione. Eremo e monastero distano 3 chilometri uno dall'altro, in modo tale da salvaguardare il clima di silenzio e raccoglimento per i monaci che vivono nella solitudine eremitica, ma garantire nello stesso tempo l'ospitalità del cenobio, cara alla tradizione benedettina. La fondazione dell'eremo viene tradizionalmente fissata al 1012. La fabbrica del monastero ha conosciuto diverse fasi, che vanno dal secolo XI fino al XVIII. Da 1000 anni Camaldoli è luogo di incontro tra uomini assetati di Dio. Luogo di preghiera, luogo di ricerca, luogo di dialogo tra l'eremo e il monastero, tra i quali uno spazio incontaminato, ricorda che Dio si lascia incontrare soprattutto nel silenzio. Ancora oggi le celle dei monaci, ognuna indipendente e autosufficiente, si rifanno con identica disposizione degli spazi interni e delle suppellettili a quella tradizionalmente riferita al fondatore Romualdo, conservata e restaurata. Nella sopraelevazione della cella, intesa come sorgente di conoscenza, è la ricchissima libreria o biblioteca dell'eremo. Collocata fin dal Medioevo nei pressi della sacrestia, venne spostata e riedificata nel 1622 grazie a un gesto munifico di Ranuccio Farnese. L'interno è stato realizzato utilizzando legno di abete con un soffitto a cassettoni abbellito da 27 tele che raffigurano gli evangelisti, gli apostoli, San Benedetto e San Romualdo, i padri della Chiesa d'Oriente e Occidente, saggi e dotti del mondo benedettino. La biblioteca è uno scrigno di cultura e di sapere secolari e vi si conservano preziosissimi libri manoscritti e stampati. Era dotata anche di una stanza segreta, nella parete opposta a quella d'ingresso, dove venivano custoditi i volumi proibiti. Tra questi, l'opera Omnia di Isacco Newton, con disegni originali dell'ottica, o gli scritti di Cornelio Giansenio, come la Dottrina di Sant'Agostino e il De Eresia Pelagiana. Questi libri, per il loro contenuto giudicato pericoloso, potevano essere consultati solo dagli ecclesiastici impegnati nello studio teologico. La chiesa dell'eremo, sopra al cui ingresso è posto un prezioso bassorilievo di scuola toscana, è riferibile ai secoli XVII e XVIII. Ha subito varie trasformazioni durante i secoli, soprattutto per le difficili condizioni climatiche del luogo. Tra le opere d'arte di maggior rilievo è sicuramente la terracotta smaltata di Andrea della Robbia, con la Madonna, il Bambino e Santi. Anche le vicende costruttive della chiesa e del refettorio del monastero si conclusero negli stessi secoli. Nella chiesa cinquecentesca, dedicata a San Donato Vescovo e Sant'Ilariano Monaco,
Di particolare rilievo sono alcuni dipinti su tavola dell'aretino Giorgio Vasari, raffiguranti una deposizione, una Madonna in trono con i santi Giovanni Battista e Girolamo e infine una Natività. Nella sacrestia è conservato un ricchissimo corredo di apparati liturgici dal XVI al XIX secolo. Di particolare pregio sono i preziosi parati lasciati in dono da Papa Gregorio XVI. Tra questi il più importante è il parato liturgico detto dell'Assunta, in raso laminato broccato. Il fondo è di colore rosso, con motivi policromi a sviluppo verticale, con volute create da foglie, e al centro un'infiorescenza, alternate da motivi a palmetta. A questa decorazione centrale si appoggiano altri fiori di vario genere e coppie di uccelli che si fronteggiano. Numerosi anche i calici e le coppe in oro zecchino, databili tra il XVII e il XIX secolo, e alcuni reliquiari, come ad esempio quello di Sant'Ambrogio in argento, modellato sulle forme del Marco Aurelio del Campidoglio. La presenza di una farmacia come quella di Camaldoli, la cui prima testimonianza scritta risale al 1331 e che continuò a lavorare anche dopo la soppressione napoleonica dell'ospedale nel 1810, attesta l'impegno profuso dai monaci nella cura degli ammalati che salivano al monastero da tutto il Casentino. La farmacia, ancora oggi funzionante e aperta al pubblico, conserva intatto il corredo composto di 900 pezzi tra vasi di ceramica delle più rinomate botteghe italiane dei secoli compresi tra il XVI e il XIX, sulle quali campeggia lo stemma camaldolese. I medicamenti venivano lavorati nell'officina galenica. Al piano superiore della farmacia è il refettorio, completato nel 1609. Presenta uno stupendo soffitto a cassettoni, al centro del quale è posto l'intaglio policromo della Madonna col Bambino, attorniata dai rosoni che rappresentano il sole e la luna. Il soffitto è completato dal volto di angeli in cartapesta. Alle pareti imponenti tele raffigurano episodi del Vecchio e Nuovo Testamento. Particolarmente interessante quella della parete di fondo, eseguita dal Pomarancio nel 1611. Raffigura Cristo servito a tavola dagli angeli dopo i 40 giorni trascorsi nel deserto. La chiesa del monastero di Camaldoli venne ricostruita completamente nel XVI secolo, prendendo a modello quella del monastero di San Michele di Murano a Venezia. Fu questo lagunare uno dei centri più importanti della congregazione, luogo di cultura e di studio, con un ricchissimo fondo librario, oggi conservato in gran parte nella biblioteca marciana, dopo la soppressione del monastero avvenuta durante l'occupazione napoleonica. Durante molti secoli di presenza camaldolese a Venezia,
sono stati molti e molto importanti i rapporti fra l'ordine e le maggiori istituzioni culturali della città. Si potrebbe tornare semplicemente indietro al periodo umanista, quando i rapporti fra i Camaldolesi, che erano a San Michele, e il grande editore veneziano Aldo Manuzio furono particolarmente stretti. San Michele fu anche centro di eccellenza nella cartografia tardo-medievale e rinascimentale, sulla scia di Fra Mauro, il monaco geografo, autore del Mappa Mundi. È uno straordinario mappamondo piano di grandi dimensioni, di 2 metri per 2 per lato, redatto alla metà del 400 da Fra Mauro, monaco cabaldolese, a San Michele, ed è particolarmente importante perché è ricco di una quantità di iscrizioni, di toponimi che costituiscono una summa delle conoscenze geografiche della metà del 400. È un documento unico e straordinario. Nell'isola di San Michele, oggi cimitero monumentale di Venezia, transitarono altri esponenti di spicco della congregazione. Tra di essi, particolare rilievo, occupa Bartolomeo Alberto Cappellari, a più riprese abate e vicario generale camaldolese, poi eletto papa col nome di Gregorio XVI il 2 febbraio 1831. I primi atti del nuovo pontefice furono in buona parte incentrati a favorire la congregazione a cui appartenne. Pochi mesi dopo l'elezione al soglio pontificio, sciolse d'autorità la congregazione olivetana, affidando proprio ai camaldolesi alcuni monasteri a questa appartenuti, come l'abbazia di San Pietro a Gubbio, all'interno della quale fece eseguire una serie di affreschi dedicati alla figura del fondatore della congregazione, San Romualdo, ma anche a celebrare e testimoniare il passaggio di consegne tra i due ordini. Da 1000 anni la celebre e semplice regola benedettina Ora et Labora trova nell'eremo di Camaldoli il suo senso e la sua realizzazione. Nel cenobio del monastero ci si confronta invece con le culture e le problematiche del mondo di oggi, proseguendo la tradizione del monachesimo da secoli alla ricerca dei legami tra fede e scienza. Tra il 500 e il 600 c'è stato come un interesse straordinario nei conventi, nei monasteri, del sorgere della scienza. Ed è proprio dentro queste nostre strutture che sono sorti delle personalità di rilievo che hanno studiato la geografia, la matematica, hanno studiato la geometria, hanno studiato le nuove scienze che si proponevano appunto tra 500 e 600. Nel 500 c'era più una ricerca umanistica, nel 600 proprio una ricerca scientifica. E quindi non dobbiamo meravigliarci che proprio tra molti uomini di chiesa c'era questa ricerca, ma questa era in qualche modo ricercata proprio dalla fede stessa, no? Era la fede che li apriva alla nuova scienza. Purtroppo dopo il 700 e l'800 c'è stato un calo di interesse, una perdita in qualche modo, anche forse una paura di queste ricerche, e invece sono ritornate proprio alla fine del Novecento. Ancora oggi nella teologia, ecco, anche nelle nostre scuole teologiche, si studia questo rapporto tra fede e scienza. Non dobbiamo avere paura di questo dialogo, ma anzi credo che proprio da questo rapporto noi avremo, ecco, delle possibilità nuove nel nostro futuro. Da 1000 anni a Camaldoli, come negli altri centri della congregazione, si alternano uomini che dal chiuso della loro cella si aprono ai segni dei tempi e al concorso di genti che salgono tra i boschi dell'Appennino per trovare refrigerio nel difficile cammino della vita. Ma anche per godere del silenzio sacro, violato solo dal canto degli uccelli e dal soffio del vento tra gli alberi.